Allora, buonasera, siamo dentro l'infinito, il profondo e bellissimo infinito di Niente di Strano, live interviste dal teatro La Cucina. Siamo dentro uno dei nostri totem, il totem digitale che a questo giro ci vede inseriti in un loop fantastico di live interviste, la cosa più niente di strano del mondo, che però ultimamente è diventata, diciamo, sempre più complessa. E allora farla così, farla dal teatro La Cucina, in diretta sul canale YouTube di Buddybank e sul Corriere della Sera, insomma, è un valore che sottolineiamo e che abbiamo voglia di condividere con tutti voi. Il mio nome è Carlo Pastore, vi do il benvenuto anche a nome invece di Buddybank, che è una banca, la banca di Unicredit pensata per il telefonino, e di Tidal, invece il servizio streaming in alta qualità, una piattaforma che tra l'altro ha lanciato dei nuovi servizi oggi, quindi insomma andate a sbirciare se volete, ma soprattutto rimanete con noi per questa ora, perché la puntata di stasera è una puntata secondo me straordinaria dal punto di vista musicale. Allora andiamo, che vi presento gli ospiti. Questa sera andiamo a viaggiare un po' nel mondo del pop, da un certo punto di vista. Abbiamo con noi una pop star che arriva dal rap, ma che è riuscita invece a parlare a tutti con il suo ultimo disco Taxi Driver, e non solo, sarà con noi Arcomi. Poi avremo invece una leggenda dell'hip hop italiano, Taiwan, insieme a due newcomer in qualche maniera che si stanno facendo spazio a braccia larghe, Villa Banks e Touché. E poi partiamo da una delle mie band preferite in assoluto del momento, da Milano, un po' jazz, un po' prog, ascoltateli e suonare, perché è gente che sa suonare in maniera assoluta. E allora iniziamo da loro, dagli Studio Murena, live qui a Niente di Strano, dal teatro La Cucina. Senti bene che è tutta vibrazione di una brutta situazione, sto alla frutta d'emozione. Qua c'è la giusta libagione per chi lascia aperto il ciclo sul rullante cassa. Del resto disastro più grosso lo fa questo fuoco che ancora di pam. E un'ulcera che verrà dopo, se solo con l'odio a scaldarmi la pancia. Mi servirà farmelo doppio, ma tanto che dopo si sentirà in stanza. Il karma che se la canta. E poi, mai detto che sei quanto falco, come con la birra al parco. Lo so che ancora ti manco e so che vorresti contrario. Dipingo di giallo sul mio calendario quel giorno bastardo in cui tu mi hai detto che sei quanto valgo un cazzo, però il valore che mi hai dato tu. Tra tutto questo mi son perso tutto il resto, stando assando, preso male tra cicchielli, buio, pesto, ambizi, animali e loop da cui non esco, loop da cui non esco, loop da cui non esco. Dietro gli angoli bui, nelle soffitte impolverate, fuori dalla circonvalla, fuori dai bastioni, fuori dalle piramidi d'oro, racconta di una vibra nascosta, racconta di una vibra segreta, il suo nome è Studio Murena, scia! Fatturami,
Dammi conti banca cattura, come un ostinato, come fossi nato per approssimarmi al tuo buio, come un palo nel fuoco sugli Urali. Qui c'è un'arma, tu guardi e catturami, che se parte la caccia alla volpe, tu parti revolver, io arpe tamburo. Sì, se ci soldi mande fatturami, dammi conti banca cattura, come un ostinato, come fossi nato per approssimarmi al tuo buio, come un palo nel fuoco sugli Urali. Qui c'è un'arma, tu guardi e catturami, che se parte la caccia alla volpe, tu parti revolver, io arpe tamburo. Sì, se ci soldi mande fatturami, dammi conti banca catturami, come un ostinato, come fossi nato per approssimarmi al tuo buio, come un palo nel fuoco sugli Urali. Qui c'è un'arma, tu guardi e catturami, che se parte la caccia alla volpe, tu parti revolver, io arpe tamburo. Sì, se ci soldi mande fatturami, dammi conti banca catturami, come un ostinato, come fossi nato per approssimarmi al tuo buio, come un palo nel fuoco sugli Urali. Qui c'è un'arma, tu guardi e catturami, che se parte la caccia alla volpe, tu parti revolver, io arpe tamburo. Sì. Vuoi venire a cercarci, vuoi venire a prenderci? Già lo sai dove siamo, no? Esattamente dove ci hai lasciato. Ehi, vieni, vieni a cercarmi, e per tu ci tra umido e buio, e mica mi metti paura, t'aspetto con arpe tamburo. Vieni, vieni a cercarmi, e per tu ci tra umido e buio, e mica mi metti paura, t'aspetto con arpe tamburo. Ehi. Studio Moreno, studio. La realtà ci perseguita ed è sempre più vorace, tradisce ogni ideale in nome dell'immagine. Tra queste pagine racconto la mia storia, perché intorno a troppe anime ormai prive di memoria. Tu provi a uscirne fuori, ma la cosa ti fagocita, e redisce elementi con la sua ottica dispotica. Impone gli elementi di un'era tecnologica, un'era dell'ipnosi e di paralisi ipnagogica. E sono cronache di realtà mondane, ho la solita routine, non so che cazzo fare. Pioggia che cade, pugni sui battenti, impiegati, ammaestrati e impostati sull'attenti. Meglio che non vedi, meno è meglio che non senti. Meglio così o finisce che ti spegni, o ti rendi conto di abitare un mondo falso, in cui la cosa più importante era nel cuore ma era password. O ti rendi conto di abitare un mondo falso, in cui la cosa più importante era nel cuore ma era password. O ti rendi conto di abitare un mondo falso, in cui la cosa più importante era nel cuore. Vorrei sapere più di quel che so, ma non so bene chi sono e tantomeno chi sarò. Però una costante tra le tante spinge fuera, che è il saper davvero davanti merda ma sempre sincera. E com'era, melodica chi c'era, ho preso tanta roba al chiodo che vorrei una rastrelliera. Vorrei, 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 ma poi quando è che cambio le cose che vanto puntualmente sono le stesse, esplodere di schianto. Vorrei sapere quel che faccio, riuscire a esagerare dopo togliermi l'impaccio. Vorrei avere il mood per aiutarti, avere il groove per assordarti, ciò che su per quei salti sopra il boost e gli ansimanti. Vorrei non essere l'animale brutto che può arrivare al punto dopo rovinare tutto, ma il connubio voglio e posso che mi fotte, perciò annoto sopra il foglio, adesso passo un'altra notte. Vorrei non rendermi conto di abitare un mondo pazzo, in cui la cosa più importante non è il cuore ma è la password. Però ti rendi conto di abitare un mondo pazzo, in cui la cosa più importante non è il cuore. Shit. NH3 nella casa San Donato, nella casa Piazza Poppi e nella casa. E la cucina è nella casa San Giuliano, e nella casa Melegnano, e nella casa Maciachini, è nella casa Comasina, e nella casa Ponte Lambro, e nella casa NH3, nella casa San Donato, e nella casa Lesse Crio, e nella casa NH3, nella casa Plaza Lab, e nella casa Mister Fuji, e nella casa E Baranzate, nella casa Melegnano, e nella casa Piate Crasso, nella casa Archimede, nella casa Quarto Giare, nella casa Ponte Lambre, nella casa NH3, nella casa L'SQ, nella casa La Murena, qua è di casa. Shit.
guardali, volano via, sportano la malinconia. Guardali, volano via, sportano la malinconia. Io piace darsi, solo se ti vedo. Io fatti tutto il resto, orecchieggi peso. E tutto mi consuma, non so se mi spiego. Ma feci il terzo solo se ti vedo. Io feci il terzo solo se ti vedo. Io fatti tutto il resto, orecchieggi peso. E tutto mi consuma, non so se mi spiego. Ma feci il terzo solo se ti vedo. You're dead again, vedi perse che ero. Voglio pile verdi, ore specie per i miei fratelli. Brucia la mia, c'è chi non sente l'effetto e la tira. Tu coi palliativi, noi per l'anarchia. Siamo pappa e ciccia con la faccia triste, con le stesse fette di scazzi. Tipo due persone ma in un corpo solo, zio la piastra riempie gli spalti. Se mi manchi strippo manco so che dico, c'è un ombrello ma è pieno di tagli. E quando la pioggia ci fradicia l'anima, la titana se ci lascia distante. Pappa e ciccia con la faccia triste, con le stesse fette di scazzi. Due persone ma in un corpo solo, zia la pasta riempie gli spalti. Se mi manchi strippo manco so che dico, c'è un ombrello mai pieno di tagli. E quando la pioggia ci bradice l'anima, la titana se ci lascia distante. Guardi, volano via, spartano la malinconia. Guardi, volano via, spartano la malinconia. Io vedo il terzo solo se ti vedo. Io fatto tutto il resto, perché ci peso. E tutto mi consuma, non so se mi spiego. Ma vedo c'è terzo solo se ti vedo. Io vedo c'è terzo solo se ti vedo. E fatto tutto il resto, perché ci peso. E tutto mi consuma, non so se mi spiego. Ma vedo il cielo terzo solo se ti vedo. Solo se ti vedo. Ehi, solo se ti vedo. Io vedo il cielo terzo solo se ti vedo. Studio Murena, live qui a Niente di Strano, bella Karma. Buonasera. Allora guarda, anche se siamo tutti in cerchio, ti chiedo di venire qui, che guardiamo dritto di là, così almeno anche chi ci segue in diretta sul canale YouTube di Buddy e sul Corriere della Sera ci guarda bene in faccia. Buonasera raga, buonasera anche a voi là dietro. Sui cenci si sta bene, vero? Scusate se vi do le spalle in questo caso, ma sui cenci, il nostro pubblico lo mettiamo sui cenci per guadagnarsi la musica, per rispettarla e per guadagnarla. Karma, come va? Tutto bene. Tutto bene? Tutto vogliamo bene. Presentare gli Studio Murena? Presentiamo. Uno per uno. Alla tastiera questa sera i synth abbiamo il maestro Matteo Castiglioni. Bella per Matteo. Al basso Maurizio Gazzola. Alla batteria per questa sera in esclusiva Matteo D'Ignazzi. Ecco, in esclusiva perché il vostro batterista è altrove, quello che di solito suona con al voi. Momento... Ma siete un collettivo intercambiabile, complimenti a lui che si è imparato i pezzi in quanto? Una settimana. Una settimana, bravo. Una prova, Machine Gun D'Ignazzi. Poi all'elettronica abbiamo Giovanni Ferrazzi. Giovanni Ferrazzi. Alla chitarra il maestro Medionan. Allora buonasera a tutti voi raga. Questa è una chiacchiera molto breve. Volevo, siccome vedi che lì abbiamo il totem dei commenti, no? Tutti i commenti che arrivano in diretta sul canale YouTube. Stavo leggendo prima mentre suonavate. E c'è uno che dice, cos'è sta roba? Sai che è una bella domanda? Cosa fate? Cos'è la roba che fate? Come si può definire? Ci hanno detto più volte facciamo jazz rap, nel senso che jazz loro rap. Sono sicuramente i maestri del jazz, io faccio il mio per quanto riguarda il rap. Però c'è dentro il prog, c'è dentro un po' l'influenza artistica di ognuno, quindi in realtà è un collettivo che porta la sua idea, non è difficile dargli un'etichetta precisa, no? È vero, abbiamo ascoltato Giorni Dispari, Password...
e arpe tamburo. E adesso cosa suoniamo? Adesso suoniamo Long John Silver. Dal disco, quello che è andato sold out, possiamo dirlo. Tutte e due le tirature vinile. La prima sicuramente, la seconda è... Abbiamo ancora qualche copia del furgone da vendere, quindi il pubblico sui cenci, dopo c'è da pagare. Studio Murena, live qui a Niente di Strano. Fermata a Porto di Mare, 4 luglio, 5 della mattina. Da tempo è più difficile parlarti. Vedevo chiaro ma con le orbite degli altri. Ora mi chiedi tanto perché tanto posso darti. Calcinacci in faccia, volti bianchi, figli nati stanchi, fumo cardi. Vado e paro a farli, la malinconia è caligine, sta lì di adattarsi. Folle, mondo infame come tanti, leggo teste, vedo scalpi. Indosso piume da voltoio in bocca, denti di sciacalli. Gira una prolla, poi gioca ad anticiparmi. Il dato crolla, se bolla con pesi maxi. Nel cervello c'è una gobba, mi tocca addomesticarmi. Con la paranoia in spalla e la voglia di sterminarmi. La verità, te la senti di sentirlo, pure scazzi pure qua. Tu come Cristo fai pietà, io sono sempre dato il peggio solo per necessità. Io sono Long John Silver, un altro zero a bordo. Con la faccia da stronza, la testa a mille. Polmoni l'aria pinge, con il crew faccio le cinque. Finché poi non torno a casa, già su sbocco le tonsille. A nome Long John Silver, un altro zero a bordo. Con la faccia da stronza, la testa a mille. Polmoni l'aria pinge, con il crew faccio le cinque. Finché poi non torno a casa, già su sbocco le tonsille. Finché poi non torno a casa, già su sbocco le tonsille. Nome Long John Silver. Ad ogni surfer metropolitano nella casa è dedicato un pezzo. E mi ritrovo ancora sulle stesse cose, con la faccia rossa tipo serse cose. Noi cosmicamente stiamo agli antipodi, ma fili di ricordi che porti ci rendono simili. Ma cimi fake, respiri brividi dei miei presti sdiai, proliamo percorsi ribili. Sei un cristiano, levi tutto, non distingui più il pensiero suo dagli altri, per quanto siano dissimili. Pa, dirò la verità, la vita è una puttana, però a noi non ce la dà. Tu come cosa fai pietà, io si ho sempre dato il peggio solo per necessità. Che sono Long John Silver, un altro zero a bordo, con la faccia da stronzo, la testa a mille. Polmoni l'aria frigge, con il crew faccio le cinque. Finché poi non torno a casa, il cesso sbocco le tonsille. A nome Long John Silver, un altro zero a bordo, con la faccia da stronzo, la testa a mille. Polmoni l'aria frigge, con il crew faccio le cinque. Finché poi non torno a casa, il cesso sbocco le tonsille. Finché poi non torno a casa, il cesso sbocco le tonsille. Il nome è Long John Silver. Studio Murena, live qui a Niente di Strano. Non so chi vuole raggiungerci sul divano. Chi ha voglia di venire a trovarci, Karma, in qualità di frontman di Studio Murena. Eccoli qua, bella. Solo in due, mi raccomando, perché... Ci stiamo. Come si scelgono in un collettivo, diciamo così, di sei musicisti gli spokesperson, no? Chi parla? Come, in base a quale metodo?
Ma solitamente a nessuno piace parlare, ovviamente ci piace di più suonare. A nessuno piace parlare. Allora non piace parlare. Vi presento Andrea Lafranchi del Corriere della Sera. Ciao. Ciao. Con noi questa sera c'è il Bolla che intanto ci accompagna, e grazie per Long John Silver, che è sempre una delle vostre, dei pezzi forti, delle hit, no? Di Studio Murena. Ripartiamo proprio dall'inizio, ovvero chi sono gli Studio Murena, come nascono, siete gente da conservatorio, no? Sì, insomma, il progetto in realtà è nato in un modo abbastanza strano, nel senso che prima eravamo un trio, eravamo io, Maurizio e Giovanni, e facevamo beat tape sperimentali in conservatorio, e avevamo tirato in mezzo Amedeo, che è il chitarrista, e Marco, che suona batteria, in altri progetti suonavamo un po' quando c'era, insomma, tempo per suonare nelle aule. E in occasione di Jazzmi 2018 abbiamo messo su poi il progetto strumentale e abbiamo chiamato Karma, che già conoscevamo tramite gli ambienti del Lume, Def Kaki Ciampi, che è un progetto qua di Milano, e poi tramite Plaza Lab Records. Insomma, avevamo un po' di cose in comune, l'avevo sentito live, abbiamo deciso di chiamarlo, poi è andata subito bene e così. Poi avete scritto, aggiunto anche questa componente. Tu, che, come dire, in tutte le volte che vi ho visti live hai sempre delle maglie da football americano, tendenzialmente. Ho sempre la maglia da football americano. Hai sempre la stessa? Che cammina da sola nel frattempo. Come mai questa scelta estetica? Ma in realtà c'è anche da fare un ringraziamento ad Ali Noir, che ci ha passato un po' di vestiti per fare il tour. Cioè qui c'ho i brand che mi ammazzano adesso, i brand che accendono niente di strano. Okay. Perché non li cito mai, mentre invece tu sei riuscito a citarli. Quindi grazie Buddy, grazie Tidal. Anzi, pubblico sui cenci, facciamo un applauso a Buddy Bank e Tidal per rendere possibile questa cosa. Comunque, abbiamo capito, le maglie sono molto belle, però tu hai questo vibe, no? Questa sera c'è rap in diverse forme. Fra poco arriverà Taiwan, che è una leggenda dell'hip hop. Ci sono Villabanks e Touché, che sono nuova scuola sicuramente anche a livello generazionale. Il Bolla viene dal mondo, diciamo, Barrio Sbarona, per fare un nome di laddove si facevano le gemme a Milano. Tu hai un po' più quella vibe lì, un po' più mondo underground fine anni 90, diciamo. Sì, io... Però quanti anni hai? Sono di metà anni 90, 26 anni. Sei un 95? 94. 94. E quindi fai il rap come lo si faceva negli anni in cui sei nato. Sì, il problema è che io alle medie ascoltavo un sacco di rap, mi sono fissato tantissimo con il rap anni 90, anni 2000, ma non è che ne ho fatto un credo, però alla fine penso che di aver interiorizzato molto quella vibe lì in generale, quindi mi sono trovato sempre parte della cultura hip hop, certo, più allargata. E in qualche maniera questo modo di rappare si poggia bene sulle vostre sonorità, no? Siete tutti dei musicisti appunto da conservatorio, il che significa che sapete suonare molto bene. Questo è evidente. Tra l'altro, anche, come dire, con un cambiare batterista da un giorno all'altro per questo tipo di suono non è così semplice. Complimenti a chi si è... Assolutamente, dobbiamo ringraziare Matteo, che in realtà ha fatto anche una data con noi quest'estate, quindi un po' si era rodato, però erano, insomma, una cosa quella volta veramente al volo, e invece questa volta una settimana abbiamo fatto una prova, una e veramente un grande, lo conoscevamo tramite un altro progetto qua di Milano, Dai Coda, che è un altro ragazzo con cui suoniamo, e lui suona con Dai Coda, quindi l'abbiamo tirato in mezzo, gli piace un sacco la musica black, insomma, è il suo. Ecco, a proposito di contaminazioni, jazz, soul, prog, elettronica, il claim della stagione numero 3 di Niente di Strano è oltre. Questa sera abbiamo detto andiamo un po' oltre l'urban, no? Cioè, e che cos'è questa cosa di andare oltre, mischiare i generi? Con che approccio, con che visione la si fa, perlomeno dal punto di vista degli Studio Murena? Ma sicuramente da parte nostra c'è la voglia di sperimentare, perché in realtà ognuno di noi viene un po' da un mondo diverso. Ad esempio il nostro batterista è peruviano e porta un sacco di idee dal suo mondo. In realtà io, Giovanni e Maurizio abbiamo studiato tanto anche musica elettronica, in questo lato abbiamo fatto anche musica elettronica, quindi veniamo anche un po' da quel genere. Poi tutti siamo collezionisti di dischi, quindi in realtà anche vivere in una città come Milano ovviamente ti porta a contaminare tantissimo, perché passi da un posto all'altro, senti continuamente musiche diverse. E poi sì, per l'appunto siamo tutti molto appassionati di musica, quindi ovviamente guardiamo con un occhio la scena inglese, la scena americana. Certo. E quel modo di contaminare lì è incredibile, loro lo fanno con una maestria
incredibile e noi cerchiamo di prendere qualcosa. Ma visto che siete così legati a Milano, sentiamo il giornale nato a Milano, il esatto, Corriere della 1876. Sera. E nella vostra musica c'è sia la storia, e però non è nostalgia, non è nulla di tutto questo, e c'è la contemporaneità. Oggi c'è un grandissimo ritorno degli strumenti e della musica suonata, no? Però è molto legato alla ripetizione dei cliché del passato, cioè torniamo a vedere gente che suona quello che si suonava negli anni 70. Fatto in questo modo c'ha storia ma anche contemporaneità. Forse un po' anche Milano che è così. Cioè Milano ha la storia ma la contemporaneità. E in questo c'è un DNA perfetto milanese. È vero, concordo. Concordo. Senti, cosa combinate in questo periodo e cosa andrete a fare? Visto che il disco ormai è uscito da qualche mese, sì, quasi da un febbraio, anno. A febbraio è uscito il disco. Quasi un anno, dai, diciamo così. Per eccesso, quasi un sì, anno. Ha avuto una gestazione un po' lunga, nel senso che avevamo registrato i primi singoli prima del Covid e poi dovevamo registrare proprio a marzo 2020. È stato tutto spostato, quindi poi in realtà quel disco si è dilatato molto. Abbiamo avuto modo di scrivere tantissimi pezzi. Sì, alla fine abbiamo finito a dicembre forse, partendo da luglio però, dilatando tra un lockdown e l'altro. Ma infatti, com'è per una band che suona così tanto dal vivo un anno e mezzo in cui immagino fosse anche difficile trovarsi a provare a suonare? Avete fatto dei tentativi a distanza, file che giravano? Abbiamo provato un po' la qualunque, nel senso file che giravano, c'è il telefono che implora pietà, ma in generale cercavamo di vederci anche a spot per quanto si riuscisse, magari non nel primo periodo ovviamente, appena si sono allargate un po' le maglie, diciamo. Abbiamo cercato di sfruttare un po' di sia internet che il fatto che comunque appunto stando a Milano è abbastanza semplice riuscire. Sì, abitiamo abbastanza vicini, poi insomma, quindi adesso ci troviamo con una marea di una sì, pila sì, di tracce. Sì, adesso avete una pinta, una pila di tracce, una pinta di tracce da buttare giù e poi tirare fuori. C'è molto interesse riguardo di Studio Morena, so che ci sono anche dei produttori molto grossi interessati a lavorare con voi, quindi vi auguro il meglio. Insomma, nel futuro si sta parlando di Studio Morena, i vinili sono andati molto bene, la gente vi piace, insomma, la gente piace ascoltarvi dal vivo, quindi vi faccio un grande in bocca al lupo e spero di rivedervi presto con della roba nuova. Fate un grande applauso agli Studio Morena, qui a Niente di Strano. E adesso lo dico a voi che ci state seguendo sul canale YouTube di Buddy Bank, qui dal Teatro La Cucina. È tempo per The Legend Taiwan con Villa Banks e Touché live a Niente di Strano. DJ Taiwan, keep it there on Tai. Questo schifo di città è come una giungla fra, e ci sono serpenti, volpi e leoni, e se serve devi essere tutti e tre. Welcome to the jungle. Tra gli animali, criminali, piogge torrenziali, sono cresciuto nella giungla. Tra gli scimmiati, tra i selvaggi, viaggi psiconauti, sopravvivo nella giungla. Tra cobre, droga, roba e coca, botte e punte. Sono strafatti e malfidati questi scimpanzé. Vogliono prendersi quello che qui appartiene a me. Benvenuti nella giungla. Hey Taiwan, Milano baby, GGGGGUE, Salerno baby, che farai? Nada, nada. Quando vedi dei G, scesi da una G, saltare la fila, prenderti la tipa, che farai? Nada. Quando sono nel club, cascio come una banca, il suo booty fa clap, il mio amico fa clack, che farà? Nada. Che farà? Nada. Che farà? Che farà? Che farà? Nada. Che farà? Nada. Che farà? Nada. Che farà? Nada. 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 Questi vogliono mangiarmi, ma non sanno con chi parlano. Ora voglio puntare su di me, perché nessuno ci ha mai puntato. Questi vogliono mangiarmi, ma non sanno con chi parlano.
con chi parlano. Ora voglio puntare su di me, perché nessuno ci ha mai puntato. L'ultima sono messo un 40 alle facce, devo restare me stesso, mamma dimmi come faccio. Sono sporchi, non so più cosa faccio, penso tirarti di addosso finché non rimani. In mattinata, appuntamenti, una sfilata, prima colazione, ammazzo di ieri sera aspirata. Sempre un cuore da pirata e tempi ancora più tirati. Baby, spengo i sentimenti, vengo nella tua spirata. Questi voglio mangiarmi nel piatto, tutti gli occhi addosso ora che sei riempito. Li ho visti comportarsi senza stare ai patti, amici stretti che han cambiato viso. Non saprei perdonarli io, per alcuni è tardi, per altri è molto troppo presto. Ho perso fratelli per un palo, addosso 20 capi in contanti. Ho buttato troppi soldi sporchi al cesso, ancora da buttare, non avevo in eccesso quello che necessito. Puntare su me stesso, pregare che Dio faccia il resto. Soldi sporchi al cesso, ancora da buttare, non avevo in eccesso tutto quello che necessito. Puntare su me stesso, pregare che Dio faccia il resto. Sanno con chi parlano, con chi parlano. Ora voglio puntare su di me, perché nessuno ci ha mai puntato. Questi vogliono mangiarmi, ma non sanno con chi parlano, con chi parlano. Ora voglio puntare su di me, perché nessuno ci ha mai puntato. Ora voglio puntare su di me. A me manca tutto, giuro, non ho niente. Due, tre canne di fumo e le sigarette. Ora sto all'inferno e voglio andarmene. Ora vi preoccupate quando sparisco, forse per paura di perdere una pill. E anche se a scuola vi facevo il dito, ne sono uscito ultimo, si ma pulito. A scuola con la testa non ci sono mai stato. Quante volte alle professore sono rubato, quante volte davanti tutti mi han beccato. Per questo anche se non c'entravo ero accusato. Io rimango sempre fedele all'umiltà. Non è che se metto una felpa firmata mi son dimenticato della strada, perché quella merda non l'ho mai avuta. Questi vogliono mangiarmi, ma non sanno con chi parlano. Ora voglio puntare su di me, perché nessuno ci ha mai puntato. Questi vogliono mangiarmi, ma non sanno con chi parlano. Ora voglio puntare su di me, perché nessuno ci ha mai puntato. Non trovo mai soldi nelle vecchie giacche, solamente sigarette spezzate. Ricevuto due capotti per posta, anche pacchi di wax. Mi ha riscritto la tipo che mi ha lasciato. Svuoto il mio cuore per riempirmi le tasche. Sono 20 persone ma 40 le facce. Troppi finti amici, anche questa sera una cougar nella vasca. Scuoli giuro che sono affamato. Non vince il più grosso, vince chi va più avanti. Ce ne andremo lontano, ce ne andremo lontano. Questi squali giuro che sono affamati. Non vince il più grosso, vince chi va più avanti. Non vince il pesce più grosso, anche sto pesce più grosso. Bang! Gran bella traccia, Tai, eh? Welcome to the jungle. Taiwan, Villa Banks e Touché. Per lei, monsieur, grazie. Prego, mi raggiunga qui davanti. Allora, Mr. Touché, buonasera. Grande Villa, così pugnetto, dobbiamo essere, sì, Covid e cose, pugnetto. No, mascherina va anche no, così ti vediamo in faccia, che qua ci sono... Cioè, sono tutte le signorine impazzite per questi due ragazzi qua. E io leggo i commenti su YouTube. Dai, non che tu, non che tu. Vabbè, ma io sono, insomma, un po' più tu vecchietto, sei più, no? Tu dai, sei è più, giusto. Sei più maturo. Ragazzi sono freschissimi, vabbè, capito? Taiwan c'ha suo. Ci sono diverse generazioni, diverse generazioni rappresentate qui questa sera, perché esatto. C'è cosa che poi è successa nel tuo disco? È DJ Jungla o DJ Jungla? No, o è Jungle con la D muta, che sarebbe un DJ nella giungla. Jungle, è così, esatto, perfetto. Che poi una, vuol dire, è anche un genere che magari la jungle hai processato. Ma in realtà no. Non tanto. La gabber sì, ma la jungle no. La gabber sì, ma perché questa cosa? Ma non lo so, perché ai tempi io ascoltavo dei DJ che suonavano quella roba lì, io screcciavo su quelle robe lì. Ma voi, raga, jungle o cosa avete mai sentito parlare o no? È tipo la drum and bass, no? È tipo la drum and bass, no? No. No, come va tra l'altro voi due? State bene? Tutto a posto? Si spinge. Benissimo, Tu sei appena male. Compiuto da poco 18 anni, facciamogli gli auguri, raga. Auguri, fratello. No?
Non sei più minorenne, ora come l'intitoli dischi. Facciamo un altro disco, cambia. Vediamo. Com'è andata la collaborazione con questi due ragazzi? Ho letto che Squali è stata praticamente provinata su un type beat. Sì. Raccontatemi un attimo. Ci siamo beccati un giorno io e Villa a casa sua, in una cameretta di casa sua. Nulla, abbiamo recato la traccia, è uscita. Dopo un paio di giorni mi ha chiamato lui e mi fa che doveva lavorare con Taiwan e gli aveva proposto questa traccia e a Taiwan andava bene e quindi l'abbiamo fatto, naturale. Dove vi siete trovati, giusto per capire, era la tua camera, uno studio? Ti ricordi che eravamo in... Qual era? Quelle... Aspetta che ci penso. Quelle magenta, dov'era? Non si ricorda la zona. L? Come? Niente raga, no, lasciamo perdere. Fate finta che non vi ho mai fatto questa domanda. Sereni raga, non c'è problema. Dai, però quando hai ricevuto queste... Mentre loro cercano di capire in realtà Squale è stato uno degli ultimi pezzi che ho prodotto per il mio disco. Quindi volevo fare... In realtà Touché lo conoscevo tramite Villa. Quindi Villa mi manda sto pezzo con Touché. Ho fatto, vogliamo fare strataccia con Touché. Il pezzo era una bomba, ho rifatto totalmente il beat. Poi che è venuta proprio un'altra roba totalmente da quello che era il type. Abbiamo fatto sta traccia che è una figata, secondo me. Sì, è una figata. Mentre ancora cercate ancora di capire dove avete fatto. Non c'è verso di capire dove... Ma l'abbiamo fatto un po' in realtà, per quello. Quella, frate, ci siamo beccati in questa casa che avevi affittato per un paio di giorni. C'era Lincio, avevi messo il microfono, c'era Raison. No, ma è bellissimo, io potrei andare avanti. C'abbiamo la foto pure, c'abbiamo la foto di quel giorno. Dai che Grib aveva fatto anche la storia che gli abbiamo detto toglila subito. Dai, ti ricordi? Ma ogni volta che becco Grib, frate. Allora, bella per Grib al passaggio. Facciamo che Grib, un bacio. Che va bene così. Quello che volevo chiedervi invece è questo. Allora, a parte che avete voi preferite essere chiamati con i vostri nomi, diciamo, all'anagrafe oppure con i nomi d'arte? Cioè Touché Villabanks oppure Vieri e Amin? Amin. Perché comunque sono due nomi molto belli, secondo me. Cioè, poi Vieri inaspettato, no? Cioè, come mai i tuoi genitori hanno deciso di chiamarti Vieri? Gliel'hai mai chiesto? È un nome bellissimo, fiorentino quasi. Per quello. È mio nonno. Tuo nonno si chiamava Vieri? Sì. Sì? Si chiamava. Si chiama ancora? Stava mancando quando sono nato io e quindi è stato un tramandare qualcosa. Stessa cosa è successa anche a me con Carlo, anche mio nonno si chiamava Carlo, vedi, è una cosa che si faceva. Sono due nomi molto belli, quindi chiedo a voi, Vieri e Amin, magari Tai mi può aiutare in questo, visto che dopo parliamo assieme di Jungle quando saremo sul divano. Parlano di sesso e di soldi in maniera super easy, no? Voi sono, cioè, affrontate questi argomenti con grande tranquillità. Il messaggio di Squali, se c'è, di cosa volevate parlare quando avete deciso di intitolare un pezzo così e di anche poi scrivere, no, quello che avete poi rappato? Squali è un dialogo tra noi due. Sì, è un dialogo tra noi due, i nostri pensieri. È qualcosa che dovevamo scambiare io e lui, quindi quel pezzo lì è... Ci alterniamo e ce ne raccontiamo un paio l'un l'altro. Che poi il titolo non era Squali, o sbaglio? Io l'ho chiamato Squali, sì, perché nella parte finale, sì, Nella parte finale di questi ti vogliono mangiare. E qual era il titolo originale? Non me lo ricordo. Punto su di me. Che poi abbiamo tenuto Squali, che comunque piaceva pure ai ragazzi. È il grande messaggio poi che dite, no? Quando nessuno investe su di me, nessuno mi darebbe una lira. È proprio poi... quello il messaggio, è proprio quello. Esatto. Tai, che cosa ti ha colpito di loro due, del modo di fare rap di Villabanks e di Touché? Hanno una capacità anche pazzesca, secondo me, loro due. E le loro influenze mi piacciono da morire, cioè sento proprio l'etnico in loro, no? Villa, per esempio, rappa anche in francese, spacca. Touché anche proprio... in spagnolo. Sì, multilingue. Touché c'ha un sound proprio arabo, secondo me, spacca. Cioè, mi piace quella roba lì, loro. E poi non sono freschi, appunto, poi come dicevi, facevi notare tu anche la questione dei soldi, del sesso, quello che è, lo trattano in una maniera comunque intelligente. Ed è una cosa rara comunque adesso, no? È vero, è raro, la maturità per esempio di Touché mi ha colpitissimo, no? Anche a me. Non che Villa non ce l'abbia, ma Villa volevo andare a portarlo da un'altra parte. Perché prima, durante il soundcheck, ho sentito che fa un'imitazione di Clementino incredibile. Cioè... ma ti tocca, eh? Va bene lo spagnolo, va bene il francese, va bene l'italiano, mo fai pure il napoletano. Sì. Vogliamo sentirla, dai, un accenno. Oh, bravo, tengo l'uflo Luke. Smettiamo subito, va bene, la finiamo qua. Smettiamo. Bella per tutta la campagna, spingere tantissimo, sono un fan. Adoro. Assolutamente, però non so se la farai nel tuo concerto, arrivano delle date adesso, volevamo ricordarle. Arrivano 27, 28, Roma, Milano, Orion, Alcatraz. Sono le tue prime grandi due date? Prime e basta.
Prima in assoluto. Io non ho mai cantato davanti a un pubblico. Cioè questa di stasera tipo era una esibizione che non ti era mai capitato di avere con questo contesto. Mai, ma è la prima volta con l'INIR addosso. Che è l'INIR, infatti lo sto tenendo, è stato bello spiegato calzato, come in serie. Fantastico. Sì, sì. Vabbè, allora in bocca al lupo, man, sarà una figata. Invece adesso ci fate un pezzo del disco di Touché. Sì, io nel disco di Touché ho prodotto qualche traccia, e tra cui questa che andiamo a fare adesso. Che cosa facciamo? Non lo so. Non lo so, yeah. Grazie Villa. E in bocca al lupo per le date. Touché e Taiwan live qui a Niente di Strano. Andavo in parità, voglio piangere su un Audi, mica a piedi per la città. I soldi e la mia musica, mi daranno felicità. Abituati a vivere solo, a rialzarti quando cadi a terra, a tenere per sempre la presa, anche quando sembra che l'hai persa. Mamma, un giorno vivrai casa mia, in casa di riposo non ci vai. La mia vita è ferita e confusa, a te papà rimorso ti mangio. La miseria mi ha reso più uomo, rimango umile finché c'ho niente. Mia madre sta chiusa in Marocco, senza un euro e lei non sta bene. Se quell'anima verde mi portasse un po' di verde, ora saremo insieme. Ma cosa posso fare se non aspettare il mio turno e lavoro? E io non lo so, se quando arriverà lei. E io non lo so, se quando... Sai che non mi fido, sembra che parlare in sé. Ma una cosa so, è che rimarrò sempre con lei. E io non lo so, se quando arriverà lei. Sembra che parlare di sé. Ma una cosa so, che rimano sempre con lei, yeah. Ricordo tutto di ieri, so che non c'eri. Ma del domani non so ancora un cazzo. Dio mi ha dato mani, mi ha dato piedi. Per lavorare non mi serve altro. Mi ha dato gli occhi così mi ricordo la faccia di tutti gli infami che prima non mi avrebbero dato una siga. Guarda come puoi cambiare vita. Non mi puoi stare addosso, quando ho cominciato ero solo una merda, cazzo. Oggi sei il mio rimorso più grande. Scusa Ricky se ti ho abbandonato. Non sapevo che se me ne andavo da Padova non potevo più tornare. Ho solo un piano A, i piani B lasciali alle puttane. E io non lo so. E io non lo so. E io non lo so. E io non... Grazie raga, grazie. E dormi stream a sto disco, fai pure il bis che domani è un classico. E dormi stream a sto disco, fai pure il dis che domani è un classico. Fai riposare sta stronza che governa con i tacchi. Si fa un culo indosso weekday e ora chiamatemi un taxi. Connetto contatti, pagamento in contanti, movimenti bancari, Francesca Cipriani. Sembra che qui rolliamo un po' alta, una guerra fra vetro e metallo. Mi chiedo se è pazzo, frate me, dimmi. Davvero sei pazza e te lo dice una pazza. Qui non basta il coraggio, dovresti farci un assaggio. Ma mi chiedo sei pazzo, frate me, dimmi. Davvero sei pazzo.
un po' pesante forse. Sta una favola. Sta una favola. Scelto a chi mi ha dato zero, Parigi e Salerno fino al mondo intero. Baby se la vi, baby se la vi, baby se la vi. Taiwan. Yes boy. Vieni che ti aspettiamo, Taiwanone. Eccomi, eccomi. Che questo divano aspetta a te. Io purtroppo non sta sono casa bravo. Aspetta a te. Non sono bravo come Villa a imitare Clementino. E questa è una casa. In è una effetto. Casa, sì, è la casa di Peppe Romano, tra l'altro. Cioè, regista. Vive qui? Sì, grande Peppe. Comunque, tra l'altro colgo l'occasione, visto che stasera è una puntata, insomma, tu sei venuto con un setup semplice, tra virgolette, perché avevi i tuoi... No, semplice a livello tecnico per i tecnici. Ah, sì, per i tecnici, non avevi non per me. No, certo, non per te, però avevi insomma, non avevi i musicisti e volevo semplicemente fare i complimenti e grazie a tutti i tecnici che lavorano ogni sera a Niente di Strano, perché questa sera è complessa, sono due band, due sestetti, fra poco arriva Mirko con full band, quindi è tosta. È tosta. Fate un applauso a tutta la crew di Niente di Strano, veramente. Except, Vulcano, Decibel, Chunk, il teatro, la cucina, insomma, vive anche grazie a loro. Dai, Jungle, che cacchio di mostro è ai piatti Taiwan? Ogni volta mi stupisci. Beh, tengo ancora, no? Il livello è buono ancora, no? È buono, è buonissimo. È buono perché, è buono. Ma in realtà negli ultimi anni mi sono dedicato molto di più alle produzioni, quindi non è che ho lasciato mai da parte il DJ, però sai, fare determinate cose sui giradischi devi avere allenamento costante. Ma raccontaci cosa hai fatto all'inizio e alla fine di questo set. Ho fatto praticamente un medley screcciato dei pezzi del mio disco, quindi l'intro di Jungle con... pezzo con Marrakesh, Taxi B e Paki, poi ho mixato Nada di Gue Pequeño, ma poi ho mixato subito dopo un remix di Nada di Mazai, che deve uscirà. Nada è il nome del pezzo, non la cantante. Nada, no, è il nome del pezzo di Gue Pequeño, Capo Plaza. No, lo sottolineo perché magari sembra... Esatto, sembra no, cantante, Nada. E alla fine, invece poi ho suonato il pezzo con Mischeta, e C'est la vie remix di Smoothies dei miei amici che saluto. Insomma, perché questa abilità nel mixare generi, pezzi, beat e linee vocali non nasce, insomma, ieri. È una cosa che è affinato nel tempo, che parte da lontano. Dal 93. Io vorrei che ci raccontassi, partendo da questa domanda che adesso ti farò, un po' la tua carriera, la tua esperienza. Cioè, quanto tempo lavoro... abbiamo? No, sarò breve. Che lavoro faceva tuo padre? Mio padre ha fatto sempre tantissimi lavori, fin quando un giorno decise di aprirsi un negozio d'abbigliamento e tramite un suo amico tutti i DJ di radio DJ passavano dal suo negozio, perché lui vendeva abbigliamento per discoteca. All'epoca si vendeva abbigliamento per le cubiste, no? Ok. Era così. Quindi stivaloni, roba di pelle, roba, no? E come si chiamava il negozio? Tendenza, mitico. Beh, infatti mio padre fu poi nominato Giovanni Tendenza da Albertino. Giovanni Tendenza. Albertino lo chiamo così. Ancora. Sono diventati, cioè, sono amici con Fargetto, con tutti. Io però stavo sempre di più poi con Prezioso, perché era poi stato uno dei miei, diciamo, maestri. Io ho imparato tanto da lui. Cioè, uno dei quattro pilastri del DJ Time, diciamo, un mostro tecnicamente. Immagino mostro. Che quello ti abbia. Ma poi sì, all'epoca lui mixava veramente. Non che adesso non mixa lo stesso, cioè anche adesso è un mostro. Però all'epoca lo faceva con i vinili ed era complicatissimo il suo set. Quindi ho avuto la fortuna di poter girare con lui, che siamo diventati amici, andare in tutte le discoteche. Quindi ero bambino, mi mettevo lì e ho rubato, diciamo, anche un po' il mestiere. Certo. Devo tanto a lui, a mio padre, a Mauro, l'amico di mio padre che ci portava in giro.
Ma tu ti senti più in questo momento più DJ o più beatmaker slash producer? Beh, come hai detto tu, va abbastanza in sync la cosa del DJ, della produzione, proprio perché anche quando abbiamo scambiato due chiacchiere prima e te ti accennavo di questa cosa di che quando penso a una canzone io la penso sempre a, che può nascere dall'idea di un mix, come è nata Fantasmi di Marrakesh e Jolier pensando al mix di Free degli Ultranet con un pezzo hip hop. E io ho ricreato con il mio team questo brano, proprio riproducendo lo stesso, non campionandolo, però riproducendo proprio quella chitarra e quell'ambiente, quell'ambiente sonoro. E quella è nata perché io ascolto veramente tutto e mixo dall'house. Se sentite un mio set, potete sentire dall'afro, dall'house, l'elettronica, elettro, rock. Ma non la jungle. La jungle no, cioè, manca, ha chiamato disco jungle. Però aspetta, jungle perché è nato da Django, anche dal film, no? Certo. In realtà è nato da lì, l'ho preso da lì. È un nome che io avevo da tempo, ho detto jungle, DJ nella giocola di muta. Un giorno ci farò qualcosa e ho fatto il disco. Senti, ma te lo sei sentito come un dovere quello di fare un disco o era una cosa che volevi fare? Perché anche un momento in cui ne escono di dischi di producer, slash beatmakers, slash whatever, insomma... Mace, Night Skinny, Don Joe adesso, sì. Vabbè, Don Joe era già uscito pure all'epoca con certo. Torian Roach, con Shop. Quando io facevo i DJ set, suonavo sempre la musica degli altri. A un certo punto mi sono detto, devo cominciare a produrre tanto perché voglio arrivare a fare i miei set dove suono tanta roba mia. Capito? Quindi è stata proprio voler suonare le mie canzoni, le mie cose. Sai, è bello quando tu metti Sei la Vila, cantano tutti, metti un pezzo, lo cantano tutti. E quindi il tuo set acquista ancora più valore perché a me mi chiamano oltre perché tecnicamente magari posso dire che so mettere i dischi, faccio gli scratch, ma anche perché ho delle canzoni che magari stanno andando. Quindi è quello, l'esigenza è stata quella. Poi fare l'album, io ho sempre suonato con tutti i rapper italiani, quindi mi sono detto, con Marrakesh già avevo fatto delle cose, con Clementino avevo fatto dei pezzi, no? Però ho detto, vabbè, proviamo a fare un album. Poi col mio team, con Ciro, Taurus, Believe, che saluto e ringrazio perché mi hanno dato una mano enorme. Perché non è facile, poi durante il Covid immaginate, certo. Artisti fermi, studi chiusi, io il disco mio l'ho dovuto bloccare per 4-5 mesi, ma sto continuando a produrre roba nuova, quindi dai, certo. Ne sentirete. Volevo capire, dicevi prima le due anime, quando metti un muro in mezzo per dire non devo prendere troppo da quella perché sennò sembra troppo derivativo, troppo una copia, eccetera eccetera, cioè, è come quando uno a due progetti diversi, no? E dici, quando mi nasce una cosa capisco immediatamente in che direzione deve andare. Anche tu hai un muro dentro. Guarda, io non ho mai la testa. Il problema mio, a me c'è stata sempre una domanda che un po' non è che ho odiato, ma non ho saputo mai cosa rispondere. Che genere di musica fai? Sai che non lo so. Quindi automaticamente quello che mi viene proprio spontaneo. Non riesco a catalogarmi né da DJ né da producer, cioè io sono proprio così. Oggi mi va di fare questo, faccio questo, domani faccio un'altra cosa, un altro tipo di sound, un altro. Quindi non saprei come risponderti a questa cosa qui perché non ho proprio, non mi metto mai, non riesco a mettere un muro tra quello che è il DJ e quello che è il producer. Io produco la musica in questo modo perché sono un DJ. Certo. Faccio il DJ in questo modo suonando determinate cose, grazie anche al fatto che sto producendo le cose, cioè tutta una catena. Quindi... Sei un artista completo, si dice, come si diceva una volta. Ti ringrazio. Senti, a proposito invece di completezza, nel disco ci sono un sacco di artisti, un sacco di rapper con cui hai collaborato, insomma, l'hai citati, Marrakesh, Geolier, c'è anche Arcomi che fra poco sarà con noi. Grande Mirko, ha fatto un bel pezzo con Mirko, tra l'altro. Dove tra l'altro Mirko rappa, no? Che in questo momento di brutto, sì. È in un'altra fase della sua vita artistica. Giustamente, dai. Però c'era il Bolla prima, no? Che in questo momento ci sta accompagnando come fossimo al Maurizio per questo show. Maestro. Grazie. Maestro lei. Piacere. Maestro lei. Risposte convenevoli da niente di strano. Il Bolla diceva, oh ma tu sei un mostro a rappare. Ci sono quindi giovani, ci sono invece artisti più maturi. Come li hai messi assieme, con quale logica, qual è la visione? Allora, io quando penso a un pezzo, nel caso per esempio di Villa Touché abbiamo detto che loro già avevano questo pezzo, ho rifatto il beat cambiandolo totalmente e la canzone praticamente era già un po' fatto, sistema, abbiamo fatto la struttura, aggiustato delle robe e poi il pezzo già c'era. Altre canzoni invece penso prima alla canzone, quindi parto dalla strumentale e già dalla strumentale penso al mondo, a chi ci posso mettere. Poi sento, per esempio voglio fare un pezzo con due artisti, sento prima uno ma
vogliamo fare un pezzo insieme? Sì, lo faresti con questo? Sì, ok, sento l'altro che dice sì, dai, da paura, e cominci. E diciamo che nasce da così. Penso agli artisti che possono andare bene sul beat. Io infatti non mando, ma non sono uno di quelli, mi mandi dei beat e ti mando 50 strumentali, ti mando massimo due. Li davvero pensi? Davvero, e solitamente, posso essere sincero, scelgono sempre poi quella che io vorrei che gli essero, capito? E quindi perché gliele mandi una bella e una brutta, bravo. È la tecnica, esatto. È la tecnica. Ma Carlo, è complicatissimo, ma un Taiwan and Friends ci hai pensato? Live, intendo. È certo, tipo, live, tipo la buonanima di Pavarotti. Esatto. Sono un po' grosso per fare questa cosa, però la potrei fare, sì, certo. No, insomma, magari. Con tutti questi ospiti. Con tutti, magari, sai, sì. Io ci avevo pensato, poi purtroppo stiamo ripartendo piano piano adesso con i live, come ben sapete, quindi ci penseremo, spero che insomma un giorno si possa fare qualcosa. Con tutti la vedo non facile, non però facile. Sarebbe un sogno, sì. Esatto. Abbiamo poi cominciato stasera comunque. Esatto. Intanto stasera avete battezzato sta cosa qua. L'abbiamo portata a casa. Quindi, niente di strano, oltre un passo avanti è stato fatto. Grazie. Infatti volevo ringraziarti insomma di questo set, di aver portato anche Villa e Touché qui con grazie noi. Grazie a voi dell'ospitalità. Un'ultima domanda al volo, visto che Marra apre il tuo disco, esce il disco di Marra questa sera. L'hai sentito? Che ne pensi? Ci dici qualcosa? Domani vedo Marra, quindi uscirà stanotte, me lo sento stanotte. Sono curiosissimo, non so niente, perché veramente questo disco è stato top secret. Nell'altro io avevo collaborato a due tracce. Una abbiamo fatto Quelli che non pensano, rifacendo il beat di Quelli che ben pensano di Frankie. Certo. E con Coez. E poi abbiamo fatto una coproduzione io e Dardust per il pezzo con Mahmood. Quindi nell'altro album c'erano i miei due prod, quindi lì già mi aveva mandato tipo Greta Thunberg, mi aveva già fatto sentire le tracce. Qui Marra è sparito, tipo che ci siamo sentiti solo per fare fantasmi. Guarda, ma non mi ha fatto sentire niente. La cosa mi fa piangere il cuore, perché l'unico che l'ha sentito qui è Andrea Lafranchi del Corriere. E quindi dici qualcosa, basta, dai. Ma chiudiamo qua. Disco bomba, e comunque ha chiuso dei pezzi, tipo che il suo staff, quando me li ha fatti sentire, hanno detto ma questo non sapevo che ci fosse, l'ha chiuso tipo l'altro ieri. Ma infatti sono curioso, ma sono anche contento proprio di avere la curiosità di sentirlo senza aver sentito nulla. È vero. Me lo sparo tutto di fila e via. Intanto ci siamo ascoltati un po' di Jungle Live. Super mille grazie, super grazie mega a voi, grazie, grazie, non so a voi come dire, a Taiwan. È bello che chi ha tanta esperienza e tanta legacy sia ancora in realtà super sintonizzato con il presente. Ma io sono abbastanza un bambino su questa cosa, io dico sempre, ogni giorno per me è sempre il primo, ho sempre voglia di migliorarmi in quello che faccio, non mi sento mai diciamo che sono arrivato, ho sempre voglia di scoprire cose nuove. E allora andiamo. Credo che fin quando c'è questo c'è il fuoco, brucia ancora, come dicevano, esatto, i Dogo. Intanto però fate un applauso a Taiwan, che è stato grazie, con noi grazie questa sera. Grazie a tutti. Se vuoi il divano è comodo, perché adesso arriva. Sto qua, guarda. Se Peppe mi ospita. The King Mirko qui con noi, perché Taxi Driver gli ha portato un sacco di fortuna meritatamente. Allora sentirlo suonato insieme alla band è una cosa che ci fa andare oltre. Accoglietelo con un grande applauso. A Niente di Strano, live Arcomi. Luce pure per il sole, ed ho paura anche di uscire da casa. Entri nella mia vita alle due di notte, te ne vai sempre poco prima dell'alba. Sei così calda, sei così estiva, mi fai respirare male, serve una piscina. Vorrei che sia l'unica ragazza che mi tolga l'appetito. Tu mi strappi il cuore e poi ci passi sopra, come un fulmine che squarcia il cielo. Tu che mi attraversi, fallo un'altra volta, come un proiettile che lascia il segno. Prima conoscevo solo la paura. Lascia che tu sia una mia fantasia, prima che riapra gli occhi e ti porti noi. La mente è il nostro tempo, in che stanza sei? Voglio mettermi nei guai, a partire da adesso, a partire da te. Uno, due, dimmi solo un'altra parola prima di lasciarti da sola. Forse ciao suona meglio di addio. È una di quelle notti infinite, più di
quella parte sparisce. Forse ciao suona meglio di addio. Le letto di testa sul letto senza la mia mano dietro. Abbiamo il pomeriggio, la tua pelle come porcellana, le tue labbra sono chewing gum da masticare zitti. E tu sei così bella che a volte fai male. Gioco nervosamente con il telefono in mano. Non so nemmeno se esisti, il mio cuore è cambiato. Hai giocato con lui finché non si è scaricato. E tu mi strappi il cuore e poi ci passi sopra come un fulmine che squarcia il cielo. Tutti mi attraversi, fallo un'altra volta. Come un proiettile che lascia, se io prima conoscevo solo la paura. Lascia che tu sia una mia fantasia, prima che riapra gli occhi e ti porti via. La mente è il nostro caro, ma tu in che stanza sei? Voglio mettermi nei guai a partire da adesso, a partire da te. Dimmi solo un'altra parola prima di lasciarti da sola. Forse ciao suona meglio di addio. È una di quelle notti infinite, chiudi quella porta e sparisci. Forse ciao suona meglio di addio. Immaginarti difficile adesso, arrivo e sparisci in silenzio. Mi sta sfuggendo di mano di noi, conosco solo il divario centimetri in mezzo. I miei ricordi confondono i sogni, sto riempiendo gli spazi con cose di noi. Conosco solo il divario centimetri in mezzo. Dimmi solo un'altra parola prima di lasciarti da sola. Forse ciao suona meglio di addio. È una di quelle notti infinite, chiudi quella porta e sparisci. Forse ciao suona meglio di addio. Se ciao suona meglio di addio. Bella sciablo, bella irama. Il prossimo brano si chiama Luna Piena. Entri in me come svaniscono gli aerei in cielo, dove le voci finiscono inghiottite, come il respiro che lascio sul cuscino, o come un grande segreto che custodisco. Prolunghiamo che respiri in un'apnea e gridi. Tu sei un fiume che attraversa il paese, obbligando chiunque ti veda a parlare solo di te. Guarda dove l'alba è lontana, anche se soffierà lo stesso vento, sarà così freddo, sarà come il vento. Sciablo! Passo il tempo ballando per riempire lo spazio che hai lasciato dentro di me. Piena tutti! Di bugie di nient'altro, sulla pelle lo sguardo che hai lasciato dentro di me. Tieni alla polvere che respiro, se non c'è neanche spazio per cadere. Sotto casa tua voglio vedere dove va a finire la luna. Moriamo spesso nel tempo, solo una volta d'amore. Ho i miei più grandi ricordi, assicuro dentro la pancia. E così non mi guarderò più così. E continui un gioco a cui non giocare da soli. Fredde come le strade e le pistole, fredde come le mani e le parole che dette. Non sembra niente di che. Che cosa vuoi che dica? Resta con lui che se ti scopo stai zitta. Che pensa a me mentre ti mordi la lingua. E che fai finta, lo so. Ancora, ancora. Bevi, guardi il sole e sorgere. Guarda dove l'alba è lontana. Anche se soffierà lo stesso vento, sarà così freddo, sarà come per me. Tutti! Passo il tempo ballando per riempire lo spazio che hai lasciato dentro di me. Piena di bugie e di nient'altro, sulla pelle lo sguardo che hai lasciato dentro di me. Riempivamo tutto il palco io e lei, e c'era tutto esaurito ogni sera. Ora che passano i titoli di coro,
mi sia sfuggito qualcosa. Riempivamo tutto il palco io e lei, e c'era il tutto esaurito ogni sera. Ora che passano i titoli di coda, penso che mi sia sfuggito qualcosa. Grazie, grazie. Mic check, mic check. Arcomi Live a niente di strano. Le abbiamo rifatte, eccoci. È ripartito tutto magicamente. Queste sono le cose che mi fanno volare. Sì, 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 sì. Allora, Mircone, io ripartirei da una frase di questo pezzo che vorrei, come dire, indagare con te. Moriamo spesso nel tempo solo una volta d'amore. Esattamente che cosa ti ha portato a scriverla? Ma si parla di legami ne ho avuti tanti nella mia vita e ne avrò altrettanti, spero anche di più. Prendiamoci la luce della luna piena. Giusto. Così la vediamo. Si parla di relazioni, di amicizie, di anche rapporti familiari, no? Effettivamente, se faccio reso conto di tutto quello che mi è accaduto, solo una volta sono stato davvero, davvero giù, ma non giù così per dire, giù da veramente togliere il fiato. E deriva forse da un'esperienza di questi ultimi 2 anni, perché si parla di 2 anni. Il periodo in cui ho scritto tutto l'album, post dove gli occhi non arrivano, quindi c'è stato qualcosa che mi ha fatto scrivere questo. Ma ti dirò di più, a me capita spesso anche di parlare con persone e di prendere spunto dalle loro storie piuttosto che dai libri che leggo. Sono pochi, ma qualcosa leggo, o dei film che vedo. Ma non è vero, non è tra l'altro secondo me tu leggi tanto. Adesso leggo tanto, però se parlo con un lettore vero mi rendo conto di essere piccolo. Questa hai ragione, però leggo di più del anche perché prima leggevo veramente poco. Cioè, lo sai, credo che la media di lettura di un italiano sia veramente 1-2 libri all'anno. Ho visto, sto dicendo delle cose che non conosco, però lessi una roba del genere. Vabbè, al di là di quello, quindi basta poco per essere sopra la media comunque. Sì. No, sono arrivato dopo il Covid, durante il Covid, a leggere veramente 3 libri anche al mese. Ovviamente sono libri che piacciono a me, non per forza i must per eccellenza, a volte piccoli, a volte grossi. Fa parte dell'idea di andare oltre anche come artista. Sì, come persona e poi di conseguenza come artista, sì. Però mi piaceva l'idea di morire spesso nel tempo, no? Sono un po' le morti quotidiane, cioè quando magari... Le sconfitte, le delusioni, esatto. No? Però effettivamente l'amore, insomma, lo conosciamo, forse è quello che ti spezza più il fiato. Quando c'è una sconfitta di quel tipo, per me è stato così, ecco, in realtà non è universale. No, mi piaceva insomma che una frase così bella, che contiene così tanti comunque significati e letture e livelli di lettura, sì, insomma sia andata X volte, quante volte è andata platino? Non lo so neanche, io non... Tre volte platino, questo, sì. Questo è Arcomi oggi con un disco che è ancora lì, cacchio, no? E spinge. Sì, ne parlavamo ieri, effettivamente è ancora lì. Quando un disco va così bene... E cosa fai? Ne fai subito un altro? Ti caghi sotto, te ne stai fermo buono buono e capisci cosa è successo. Oppure suoni dal vivo, perché tu sei uno dei pochi che l'ha suonato dal vivo tanto. Sì, effettivamente ho avuto una grande fortuna. Mi sarei fermato comunque durante il Covid perché avevo appena finito un tour. Quindi ho avuto una grande fortuna perché era il momento di stare fermi un attimo, no? E adesso di conseguenza sulla scrittura non mi ero mai fermato, non mi sono mai fermato. Dopo Taxi Driver ho detto, cazzo, per favore, non facciamo una cosa, parolacce. Italiani. No, imponiti di fermarti un attimo con la scrittura, quindi vivi un po' e quello che sto facendo. E, a proposito di live, so che comunque preferisci in qualche maniera suonare nei posti dove riesci a sentire la gente molto vicina, no? Dove senti proprio quella vibra da club quasi. È una cosa che non tutti gli artisti, soprattutto in questo momento, magari siamo probabilmente non più oggi, ma nel mondo pre-Covid c'era un grande show off, no? Di numeri, di palazzetti e via dicendo. Te invece questa scelta di quest'estate io l'ho apprezzata particolarmente, non tutti l'hanno fatta, invece tu sì. Che cosa ti sei portato a casa da questo tour? Guarda, in realtà la scelta deriva dal fatto che io avevo veramente voglia di suonare e dopo questo tour ne ho ancora di più, nel senso che si ferma il mondo, si paralizza e sono costretto a combattere i mostri che mi porto a casa. Mi rendo conto che effettivamente ciò che mi mancava, e mi manca tuttora perché poi è una storia che deve migliorare sempre di più giorno dopo giorno, era forse la parte performance. E ho lavorato tantissimo, a volte con i musicisti, ma spesso molto di più da solo in sala prove con la mia vocal coach, ma tanto, davvero tanto, lo sto facendo tuttora. Arrivo in un momento dove si apre questa porticina del
seppur a capienza minima, si può suonare. E io avevo veramente voglia di sperimentare quello che avevo imparato in quell'anno e mezzo. E ho tirato fuori tutto quello che ho imparato. Insomma. Hai spaccato. Sai che ti dico? Che io sono molto autocritico, però credo di aver spaccato e, sì. E devo spaccare ancora di più. E poi non è vero il discorso, invece, gente vicina. Ho imparato ad affinare anche le tecniche su dei palchi differenti, con la gente ancora più lontana. Cioè puoi far tutto in qualche maniera. Inizio a poterlo fare, sì. Questo è molto bello. Allora, visto che questa sera è un palco un po' strano, siamo al centro di un teatro, il pubblico è seduto sui cenci, in questo momento avranno le gambe poveri tipo, loro. Praticamente non si alzano come con dei pezzi di legno al posto delle gambe. Cosa suoniamo? Ne suoniamo altre tre? Ne suoniamo altre tre, ma non mi ricordo il prossimo brano. Beh, arriva... Sì. Arriva dalla regia. Ma si dice? Vabbè, 10.000 voci. Diciamolo, va bene. 10.000 voci, visto che è una super bomba. Intimo. Fai mic check 1 2 1. Prova 1 2 3. Allora funziona Arcomi live, a niente di strano. Grazie. Yes. Oggi a te no, non agito il coltello, se oggi a te ma non sopporto, ci minacci, no. Oggi a te per farmi fuori, non mi serve un'arma, se oggi a te fatti miei, se non mi serve altro. Hai già meno, no, non agiti il coltello, se hai già me ma non sopporto, ci minacci, no. Hai già me per farti fuori, non ti serve un'arma, se hai già me fatti nostri, non ci serve altro. 10.000 voci, tu mi dici di calmarmi. Voglio tenere il tuo amore, ma con entrambe le mani. Sul letto sbagliato, ma sul lato che mi piace. 10.000 voci, tu mi dici di calmarmi. Ogni volta che non ti sento, la tua voce mi brucia dentro. So che non è lo stesso, ancora ci penso, ma è sempre dal male che si trova un senso. Voglio armi, tu mi tagli già abbastanza, e poi se sai ascoltarmi, come se conoscessi i miei mostri senza gli altri. Cerchi pace per restare calma, il tuo amore è la mia arma, solo con te sono salva. La mano che impugna un cuore, fatela ciò che sta intorno. Il cielo è solo un tetto bucato, l'arma con cui resto da sola. Pagine vuote che provo a riempire, ho fatto un casino senza farmi sentire. Non sopporto che ci minaccino. 10.000 voci, tu mi dici di calmarmi. Cuori troppo grandi per poter stare lontani. Ogni volta mi rigiro dal tuo lato preferito. E in un attimo al mattino. Ogni volta che non ti sento, la tua voce mi brucia dentro. E so che non è lo stesso, ancora ci penso, ma è sempre dal male che si trova un senso. Che non è lo stesso, ancora ci penso, ma è sempre dal male che si trova un senso. Si trova un senso. Ok, 2-0 K.
contrario. Eravamo due bottiglie in autostrada ad un banchetto di consigli. Mai ascoltato i tuoi senza niente sotto, dopo no, non ricordo perché è la fine del mondo. Domani vengo a trovarti, tu due zero caporali, in due ma non lo afferri, il cielo neanche in piedi sopra il tetto. Non so perché agitarsi, a letto ti avrei paura, vorrei che ti lasciassi rubare il volante adesso. Il sole nega nel mare, il mio cuore batte, riesce a scuotere le stelle d'un cielo così egocentrico. Perdere la mia vita o perdere quell'amore, l'incubo da cui fugo mi tiene tra le sue braccia e nei suoi occhi. Sono dentro occhi, lei è la mia galassia di domande, spero ascolti. Io sono passato tra i toni, invento la neve solo per trovare la sveglia e parlare del più del meno. Tu gulagaci, sì, mi puoi trovare dentro un van con gioco che guida e dai contro. Lo scrivo pure su due pentole che sbattono per terra. 16 peretta, togliti il berretto. Ho gli occhi a cuore dollari, bevo acqua di tonno. Odio chi parla alle spalle, meglio chi mi parla sopra. Dalla mia ala, sentivo mi agolare, l'aria da mia madre ti ghiaccia ancora. Picasso con la penna, Shakespeare nel soggiorno peggiore. Nei miei sonetti c'è il sole anche a mezzanotte. Non insulto nessuno, non minaccio nessuno. Per il rapper questa roba resta il cubo di Rubik. Oggi 10 luglio tutto a posto, in casa tutto a posto, il disco tutto a posto. La scarpa nera opaca, banca bestia perché pesa come il mio flow. La gente grida al genio, musica, algebra. La porterebbe in me nella sua arca. L'abbiamo fatta di strada, tu sei un nemico distratto. Ma non ti darei neanche fossi un poliziotto. So che le poesie non sanno di essere, probabilmente esistere. Non era nemmeno il piano di Cristo. So che il tempo ci cambia, non ho le ossa né farmaci per resistere a serpi, bestie falliti. Appurato rappo, avevo giurato basta. Angolato alto, palo palo a San Siro. Giro largo per la cometa, un lago per la comune. Lato per lato, palla finisci. Sono Maradona nel 90 quando è sballate le caviglie rotte per le entrate. Mi vedo in nazionale, maglia azzurra sulla, la faccio lula hop. Tra le ci lascia vuoto il colore, ci lascia l'occhio. La terra rance, chissà che ne pensa Einstein. Non ho sette vite come i gatti e non ho altri sette me. Questi rapper non sono mai stati presi e pestati davanti a un'intera piazza. Parlano di qualcun altro, l'amore è più di uno stato in cui l'uomo vede le cose. Io voglio morire in pace tutte le volte che voglio, sì sì. Visto che siamo in tema, Milano baciata con Marrakesh. Un po' di casino per i ragazzi con me. Grazie. Milano balla la mia baciata. Milano balla la mia baciata, in tempo per la cena, ci conosciamo appena. Ti guardo squaglio Guantanamo, impasto agli squali, mi passo, avanzo la mia astronave. Cambiamo facce come lavavetri all'angolo e basculo in equilibrio un parto, il mio nuovo disco, un bit su cui ti passa di pingere il tuo sorriso falso mentre digiti il pin. Ho il mare tra le mani, ma dai, pagaio a galla sul mio kayak, la fila falla, lume di candele, passa anche questa sera taccia, io in terra me la staffetta. Le notti me le passo alla finestra, il blocco alla mia destra, la stessa storia. Per la rivolta Zarathustra, aggiustati il colletto per la messa alla prova. Ho sangue tra le nocche, la faccia all'eccesso, una maschera di colpo, una parca di tempo. Hai mai sofferto, hai mai lasciato perdere, non hai mai sofferto, ma già lasciato perdere. Mi aprono le porte, la macchina, il back, il mio di carta, una partita persa. Hai mai sofferto, hai mai lasciato perdere, non hai mai sofferto, ma già lasciato perdere. Un campo rom a tre isolati, un tot di troie tremolanti, Baltimora, la vita un tapirulan. Parlo come digiunavo, in campo sono cantonati, incanto come un carion. Municipio 4 gol, principio attivo alto, non giocare con raggi, non si parla di chi manca. 12 fa capolinea, tre fermate, piazza Ovidio, Ponte Lambro, Justi, ordina poi porta via. C'è nera lampo, carriera lampo, le uniche cose che ami, carriera o lampo. Dai rami marci, cosa resta, te lo sei mai chiesta. Guardi al tuo prossimo come odi te stessa. Sa che in fondo questa storia è un rapporto di forza. Ti rimangi la parola, io mangio a raccosta. E non restano altre strade a quelli come me. Per avere il mio rispetto io l'ho tolto a te. Ho il sangue tra le nocche, la faccia nel cesso, una maschera di colpo e una barca di tempo.
hai mai sofferto, hai mai lasciato perdere, non hai mai sofferto, ma già lasciato perdere. Mi aprono le porte, la macchina, il mio castello di carta, una partita persa. Hai mai sofferto, hai mai lasciato perdere, non hai mai sofferto, ma già lasciato perdere. Grazie a tutti. Arcomi Live, niente di strano. Vieni Mirko, ti aspettiamo sul divano. Abbiamo ascoltato tre mine, 10.000 voci, il 64 Bars e poi Milano Baciata. E eccoci qua sul nostro divano. E voilà. È andata. È volato. È andata. Spero che facessi altre 8. No, invece... io non sono più abituato purtroppo a fare one shot, no? Ciao. One shot. Però in realtà sono state 6 perché abbiamo fatto due volte la prima. Il bis, esatto. È stato il bis all'inizio. Allora, sai che mentre ti sentivo suonare insieme alla band, sono andato indietro a una chiacchierata che ci eravamo fatti a Torino. Tra l'altro la sera in cui ricordo. C'era anche il compianto Claudio Coccoluto, che era contentissimo di vederti. Perché è stato assurdo quella... Era un tuo grande fan, cioè, sì, ho questo ricordo di lui felicissimo di conoscerti quella sera. E io di conseguenza. Grande persona, il super Claudio, veramente un essere umano speciale. E quella sera parlando mi avevi detto: io voglio lavorare con i musicisti. Beh, l'hai fatto alla fine. Questo è proprio lavorare con i musicisti. Hai portato la tua roba lì. È vero, è vero, è vero. Devo darmi una pacca sulla spalla, sì. Non l'ho fatto ancora come insomma si dovrebbe fare. Nel senso, sono molto autocritico, penso si veda. Però abbiamo fatto dei grandi passi da gigante. E devo tanto a qualunque musicista presente qua, piuttosto che negli studi, piuttosto che in giro anche per il mondo, perché poi ecco, ma raccontaci come hai lavorato proprio a Taxi Driver, no? Visto che è stato forse un lavoro anche così, anche di scambio con altre persone che fanno questo mestiere, che suonano, che certo, ti hanno influenzato. È stato totalmente un lavoro di scambio perché, vabbè, tolto il piccolo dettaglio del Covid, eccetera, eravamo veramente piccolo. Costretti, esatto, ad essere lontani. Quindi ci sono state tante fasi. In realtà io, chiusi dove gli occhi non arrivano, che è il mio penultimo album, andai a Los Angeles tipo un mesetto e mezzo dopo, per 2 settimane, tra l'altro con un sacco di colleghi e amici, e iniziai a lavorare in realtà un qualcosa che non sapevo bene che cosa potesse essere. E quindi devo dire che un paio di brani, forse anche di più, ecco, Taxi Driver ha un sacco di brani, non dico scartati, ma comunque non contestualizzabili poi nel progetto che durante il poi è diventato. Io ho 30 brani, forse, destinati a un prossimo progetto, che doveva essere poi Taxi Driver. Diventarono poi quelli pubblicati 13, se non mi sbaglio 14. C'è stata questa fase di Los Angeles, brevemente, perché sennò sto qua un'ora, dove conosco musicisti e DJ e producer, insomma, americani. Però vado con Junior, tra l'altro, vado con un po' di soci. C'era anche Charlie, c'era anche... insomma altri, c'era un bel plotone di sera, c'era Ernia, sì, eravamo 4 case piene di sangue, no? Di sangue, quindi sì, un po' di brani che ribolliva, tra l'altro, esatto, il sangue, esatto, sì. E quindi un po' di brani sono nati lì, poi sono tornato a Milano, poi c'è stato appunto il Covid e quindi ero costretto a distanziarmi, purtroppo, soprattutto per il primo periodo, perché poi abbiamo scoperto quali erano le dinamiche e, sai, coi permessi, certo, i tamponi, le cose varie, abbiamo potuto organizzare delle sessioni. E poi c'è stato in realtà un momento di fermo, perché ho iniziato a valutare quelli che erano i brani, quelle che erano le idee e l'immaginario che volevamo insomma costruire, portare fuori, esatto. E poi mi ributto di nuovo con i musicisti, con dei featuring, perché nascono poi dei brani a 3 mesi dall'uscita del disco. Poi l'idea è quella di tu che accompagni featuring, sì, no? Cioè è un po' questo l'immaginario di Taxi Driver, sì, con un riferimento cinematografico, ovviamente, sì, evidente. Iniziò che doveva essere Mirko più 2 inizialmente il progetto. Poi uscirono dei progetti anche in Italia che come stava... lista Mirko più 2, esattamente quella roba lì. E pensa che la copertina doveva essere un semplice foglio bianco con... l'accredito classico, no? Che l'accredito trovi, classico, appunto, beh, prima stupendo comunque. Era molto semplice. Poi però uscirono delle cose che non ci hanno permesso di portare avanti questa cosa.
e poi è diventato. Sai che mi diventato... viene in mente una sera che quando hai suonato la prima volta al Fabric, era una serata che appunto avevo organizzato con Miami. Oddio, è vero, che ragione. Arrivò, non sì. Mi fa in mente questa cosa, arrivò in cassa, quella sera c'era anche Night Skinny che presentava, credo, Mattoni forse, o Pezzi, era Pezzi il disco prima, e comunque si presentò in cassa Tedua e si presentò dicendo Tedua più 12, cioè a me questa cosa, altro che Mirko classe. Più 2, Tedua più 12, sì, meraviglioso. Sì. E lì portava probabilmente degli amici di quartiere. Il quartiere, portava il quartiere, quella sì, è la sì, storia, sì, il quartiere. Il quartiere c'è ancora nella tua musica, lo senti? Sarà lo sì, cambiato? Allora no, attenzione, c'è nella mia vita perché, come disse un grande poeta, Jake La Furia, se non mi sbaglio, puoi togliere, com'era? Puoi togliere un ragazzo dal quartiere ma non il quartiere dal esatto, ragazzo. Esatto, quindi quella roba lì ce l'ho dentro, ma me ne rendo conto quando sono in macchina che qualcuno mi taglia la strada, che purtroppo mi sale un po' a volte l'embolo. Ti sale il quartiere. Allora lì dico, ok, ricordati del nuovo te, ok? E allora respiri. Quindi il tassista a Milano non potresti farlo? In realtà, sai che... no, probabilmente no. Però se ti metti lì, no, e dici, concepisci la cosa, dici, questo è il mio lavoro, bisogna farlo. Non però dai, maniera. Sei pacificato, no? Lo dici anche nel pezzo, cioè questo, ce l'hai questo elemento di pacificazione che non è mai stabile per sempre, è un processo continuo che va rinnovato. Sì, sì, ce l'ho e non ce l'ho, però principalmente voglio averlo. E questa cosa, adesso ci leghiamo alla Muay Thai, che insomma... mi ha salvato veramente da alcuni meccanismi mentali pericolosi a 18-19 anni, mi ha permesso di uscire poi in giro e essere pacifico, non che prima facessi il matto, però sicuramente avevo dei grandi tormenti che non erano semplicemente esistenziali come quelli che possono essere ora, erano di altro tipo. Andrea? Beh, tra l'altro, visto in tema di oltre, è andare oltre, aprire una palestra sociale come hai fatto, e parlando di quartiere, cioè la tua passione per la Thai Box ti ha portato a fare questo progetto che è bellissimo, l'hai raccontato su Sette la scorsa settimana. Sì, e ti ringrazio. In realtà poi ci tengo a precisarlo perché spesso poi escono questi articoli, siamo cinque persone e io sono solo una piccolissima parte insieme a loro. È un collettivo, abbiamo aperto, ci tengo perché poi a nessuno frega nulla dei nostri soci, però a me interessa che si sappia che non sono solo io sono solo una parte. E perché la Muay Thai inconsciamente l'ha fatto con me quando io avevo 18 anni, conobbi questo maestro che poi non vuole farsi chiamare maestro ma è più un fratellone, che è uno dei soci poi di adesso, di questa nuova realtà. Ricordo che mi fece andare gratuitamente i primi mesi perché non potevo permettermelo, e allora da lì avevo iniziato a costruire questo sogno anno dopo anno, e quest'anno ce l'abbiamo fatta, l'anno scorso ce l'abbiamo fatta. Vuole essere molte più cose di quello che è al momento, stiamo capendo cosa... Molto bella questa cosa. A proposito di arti marziali, no? Cioè il rap in qualche maniera è un'arte marziale per alcuni, è sicuramente una disciplina. Assolutamente, sì. Tu l'hai superata. Io questa sera volevo, non superata nel senso di abbandonata, bensì sei andato oltre. Quindi io volevo chiederti un po' che cosa ha significato per te andare oltre questa cosa che fai così bene. Anche nel 64 Bars di prima, quando rappi, raga, cioè quando rappi tremano i muri, no? Questa grazie. Roba per i rapper è il cubo di Rubik. Sì. Visto che noi siamo qua in un cubo, cioè l'idea di niente di strano è quella di essere un po' dentro un cubo che quest'anno abbiamo aperto per andare oltre. Certo. Cosa ha significato per te andare oltre quella roba lì? Per me è molto semplice in realtà, per me è troppo semplice creare in quel modo lì. Nel senso, non mi sento arrivato o troppo forte. È troppo semplice, non è più divertente la scrittura fatta così. Scopro con Io in Terra, che è il mio secondo progetto, che ma in realtà già dai primi brani di Desen Solène, il secondo brano era un brano con un ritornello super melodico, scopro che a me piace quella roba lì e mi viene naturale, e vedo che con Io in Terra non riesco ad uscire poi tanto, e noto soprattutto che piacciono molto quei tipi di brani. Se io penso a Io in Terra, Milano baciata, Mai più, Apnea, sono i brani che forse sono tra virgolette più piaciuti, e anche tra l'altro andati meglio, e allora mi faccio delle domande e mi do delle risposte. Principalmente, che domanda ti sei fatto e che risposta ti sei dato allora? Che cosa vuoi dalla tua musica e soprattutto dal tuo operato in studio o a casa? Il lavoro del musicista
forse ancora di più dello scrittore, rapper o come vogliamo chiamarlo, cantautore. Comunque questo mondo qua può sembrare apparentemente molto semplice e leggero, ma in realtà è un lavoro che ti porti a casa, sì, che come tanti mai, altri, per certo. carità, e quindi ti occupa veramente tanto la testa. Ora devo ricordarmi dove volevo arrivare. No, ma sai cos'è? È che, come si dice in questi casi, è il percorso che è importante, non dove vuoi arrivare. Anche te la puoi svoltare così. No, semplicemente ti dico la verità, sto facendo delle lezioni di pianoforte, sono ancora una meba, però mi piace tantissimo. Io quando vado a lezione o mi metto al piano a fare quelle tre cavolate, perché sono cavolate quelle che sto facendo in questo momento, mi sento un'altra persona e mi piace proprio lavorare su di me e non farmi bastare quelle che sono quello che è un input molto forte, un talento molto si voglia andare oltre, no? Ora per giocare, certo, con la parola. E non accontentarmi. Se una cosa è troppo semplice, io purtroppo l'abbandono. La curiosità, il desiderio, la voglia di superarsi, è tutta cosa che fa parte del tuo bagaglio artistico. Ma in questo andare oltre. Anzi, poi apro e chiudo, scusami, ti interrompo. Vai. Conosco tanti generi. Io prima ascoltavo fino al 2019 solo hip hop, ma davvero? E conosco altri generi, questo ha influenzato. Certo. Ma questo si è sentito. Secondo me tu hai fatto sempre dei salti oltre, no? Cioè, Taxi Driver poi è stato forse uno dei più lunghi, ma secondo me quello che hai fatto quest'estate con il tour è forse il più lungo. Cioè, sei arrivato anche a fare una cosa completamente suonata proprio hai messo dentro il rock. C'è rock nel... Sì, e non l'ho fatto comunque ancora. Ma i Rega mi sembrano gasati. Mi sembrano tutti no, gasati sono, quando... sono veramente fortissimi. E poi umanamente siamo proprio in linea. E ripeto, l'ho detto anche prima, devo tanto a loro, devo tanto a chiunque conosco ho conosciuto nel ma hai avuto percorso. Paura di fare questi salti? Cioè, le 10.000 voci che sentivi, no, io avevo paura erano di non più farli. Tue o da fuori che ti dicono, esatto, i fan che ti dicono non farlo? No, a me poi più mi dicono una cosa di non... mia mamma lo sa, la mia ragazza o i miei amici, più mi dici di non fare una cosa più la vado a fare. E cazzo, vuoi vedere che ti abbandonano l'hip hop e vediamo, esatto, cosa succede. Che poi no, non è che non l'hai, magari non lo hai smesso di farlo. No, per perché adesso. Poi la scrittura è qui. Cioè, in realtà anche 10.000 voci ha una metrica forte. Certo. Io sono sempre legato a questi mezzi incastrini, no? E tutto fa assonanza spesso e volentieri. 64 bars non ha forse, avrà tre rime, ma la bellezza è un grande spoken dinamico. Ecco, per me la rima, soprattutto in Italia, è veramente una cavolata. Banale canale, io non lo posso dire, piuttosto non ti faccio rima, ma io non ti dico banale canale, ti trovo qualcosa che possa essere carino. È giusto, è così. Ti faccio un'ultima domanda che riguarda il futuro. Ho incrociato qualche tempo fa Ernia, dopo il Covid, che mi dice: oh, ho la fortuna di avere il disco che sta ancora andando, perché io se mi mettessi a farne uno nuovo adesso, sai che mi farei delle domande, no? C'è questo alone di incertezza su che cosa può andare, dove portarlo fuori, i live dureranno, rimarranno così, si tornerà a quello di prima, dove si andrà, no? Il tuo disco uguale, sta ancora andando molto bene, hai tra l'altro tutti questi pezzi, una deluxe, è prevista? È previsto un qualcosa, un continuo se vogliamo, però non sto andando in studio per scrivere le mie cose, sto facendo soltanto featuring. Però ho delle idee, perché io non sono fan delle deluxe, ma questo progetto si presta ad avere una continuazione. Ecco. Che però non voglio sminuire in deluxe, o comunque come si dice? Comunque una versione premium di questo disco forse. Sì, vorrei con tutti questi pezzi nuovi, no? Che magari meritano anche di vedere la luce. Boh, magari sì, magari sì. Magari sì. Andrea, volevi... No, dicevo, c'è stata anche la versione Unplugged. Ah, sì, certo, è vero, poi dimenticherei. L'MTV Unplugged. Ce ne sono state diverse cose. Vero. No, perché pensavo che Andrea mi volesse dire... sai che sei portato la famiglia, Andrea. Cioè, sì. La famiglia La Franchi ti vuole molto bene, te lo grazie. Dico. Cioè, è quello con la famiglia. C'è una fanbase. C'è una fanbase. Io volevo dunque ringraziarti per essere venuto a trovarci qui a Niente di Strano. Ringrazio il pubblico. Grazie che è rimasto voi. Sui cenci ad ascoltarti godendo. Sì, i veri eroi della serata. I veri eroi della serata. Fate un applauso a Mirko, che è sempre bello, grazie mille. Avere attorno. Veramente mi piace molto sempre parlare con te, perché te l'avevo detto anche quella sera di Coccoluto, cacchio, la tua voglia di migliorarti come artista e come persona è davvero
encomiabile, quindi è sempre per me importante sottolinearlo, veramente grazie, sereno, grazie, proprio senza piaggeria. Guarda, l'imbarazzo, ma grazie. Tanto adesso andiamo a spegnere le luci, non ti preoccupare, andiamo sereni, adesso ce ne andiamo, che questa puntata di Niente di Strano è finita, quindi io ringrazio Andrea Lafranchi del Corriere, tutto il team ovviamente di Niente di Strano che ha spaccato come sempre, tutti voi che ci avete seguito qua questa sera al Teatro La Cucina e chi ci ha seguito invece in diretta sul canale YouTube di Buddy Bank e sul Corriere della Sera. Settimana prossima torniamo con Night, Bunker 44 che presentano il disco nuovo e gli Iside, è una puntata che è un viaggione durante la Music Week qui a Milano, potete ovviamente riascoltare e riscoprire tutto quello che abbiamo fatto quest'oggi sul canale YouTube di Buddy e su Tidal, e intanto vi lascio al Bolla che come sempre chiude questa serata, ciao! Thank you.